Una Chiesa che allarga le sue braccia ma che è anche chiamata a nuove impegnative sfide rappresentate dalle migrazioni. Il Papa nel messaggio per la giornata mondiale del migrante presentato oggi nella sala stampa vaticana dal titolo Chiesa senza frontiere, madre di tutti, ricorda le diffidenze e le ostilità nei confronti degli immigrati e mette in luce tre orientamenti. Vedere Gesù nei migranti e quindi essere accoglienti, pensare ad un maggiore coordinamento nazionale e internazionale ma soprattutto creare le condizioni per un passaggio dalla cultura dello scarto a una cultura dell'incontro. Nel presentare il documento ai giornalisti, il cardinale Antonio Maria Vegliò, presidente del Pontificio Consiglio della Pastorale per i Migranti ed Itineranti, ha ricordato il costante impegno della Chiesa nei confronti dei rifugiati, che, come ha scritto il Papa, hanno un posto speciale nel cuore della comunità ecclesiale. Il segretario del Dicastero Vaticano, Monsignor Joseph Calati Parambilla, ha evidenziato il dramma che vivono i bambini migranti. In tutto il mondo. Oltre il 50% dei rifugiati è costituito da bambini e il numero di minorenni non accompagnati o separati che varcano confini è in aumento. Il loro migliore interesse deve essere la principale preoccupazione. È pertanto necessario realizzare strutture adeguate alla loro accoglienza. Per queste vittime innocenti infatti non sono adatti e non sono tollerabili i centri di detenzione dove spesso si trovano in promiscuità con gli adulti subendo grandi traumi fisici e psicologici.